Buongiorno ragazzi, oggi è l'ultimo giorno della nostra vacanza, purtroppo è giunta al termine. Come vedete siamo al resort, questa è la piscina che purtroppo non abbiamo ancora goduto, ma ci metteremo magari qui a riposare un po' su queste sdraio prima di partire dopo un'ottima colazione e insomma ascoltiamo anche magari un po' di musica che non guasta mai. Dopo un po' di riposo e relax, dopo aver ascoltato anche un pochino di musica, questi speaker sono veramente eccezionali, abbiamo dato un po' fastidio alla gente qui intorno, ma niente di che, direi che si torna su in camera, valigia e poi si parte. Mi sono tra l'altro accorto di non avervi fatto vedere qui fuori. Questo era un po' il nostro panorama. Ci sono delle bellissime ville qui, qualcosa in costruzione di enorme lì, e il mare. Insomma, nemmeno tanto male se non fosse per quelle gru che non sono il massimo. Ciao ragazzi, perché ho detto ciao ragazzi, che l'ho già detto prima? Siamo arrivati finalmente a Nerja. Siamo arrivati finalmente a Nerja, un bel paesino, ma più che paesino direi, vicino a Malaga, 40 minuti da Malaga, e ora siamo su quello che viene chiamato il balcone d'Europa e ora vi mostro perché. Beh, ok, il soggetto che era dietro è discutibile, però il resto l'avete visto e vi farò vedere anche qualcos'altro. Ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Spagna Abbandonata. Ok, scusami Nicolò, questa boiata dovevo farla. Human Safari, vabbè, lo conoscete già, link in descrizione. Allora, vi vogliamo insegnare come si fanno le vacanze e come si visita un paese. A caso. Sì, basta solo dire Gela, fai un po' quello che vuoi, dai, su. E poi quindi la responsabilità è mia, ovviamente, però... Ci investono. E girovagando così a caso, però si finisce praticamente a casa di qualcuno. Infatti siamo in una viuzza piccolissima, ma anche molto caratteristica. Caratteristica. Nicolò, scusami, ancora un'altra volta. Sono un cretino.
Ahimè, siamo in aeroporto, pronti per ripartire e tornare a casa. E beh, insomma, è finita la vacanza. Spero che questi vlog vi siano piaciuti e abbiamo intenzione di portarne anche altri in futuro. Altre avventure aspettano e che dire, niente. Lasciate un bel commento qui sotto. Però forse ci vediamo anche dopo, non lo so. Oh. Beh, non si fa in tempo ad arrivare a Milano che i milanesi ritirano i soldi, vedete? Già pronti a fatturare, cioè è una cosa incredibile. Non abbiamo neanche messo il piede per terra, è già lì. Vabbè, ve l'avevo detto che ci saremmo rivisti, siamo appena arrivati a Milano infatti, a Malpensa. È stata bella comunque e spero che vi sia piaciuta anche a voi. Come vedete ragazzi, l'avventura è finita, sono infatti a casa mia ed è stata veramente un'avventura. Ryanair ci ha messo i bastoni fra le ruote fin dall'inizio e non è stato facile. Abbiamo dovuto ricostruire tutta la vacanza, ma sono molto fiero di noi perché nel giro di un'oretta abbiamo fatto tutto. Cancellato voli, prenotati altri, cancellati hotel, insomma, fatto di tutto e di più. E alla fine siamo comunque riusciti a portare i nostri video e abbiamo visto che vi sono piaciuti tanto, quindi siamo anche molto contenti perché abbiamo intenzione di portarne altri. Colgo l'occasione per ricordarvi di andare a vedere i video che ha realizzato Serena e vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Voglio anche ringraziarla perché oltre ad essere una bravissima collega qui su YouTube è anche una grandissima amica ed è stato un immenso piacere fare questa vacanza con lei. Vi ricordo di seguirmi attivamente su Instagram perché lì posto tutte le novità di questo canale e anche se ci saranno nuove avventure di questo tipo. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!